Ieri il tram di Opicina è tornato a muoversi sulle rotaie dopo quasi 2 anni di stop. È stata la vettura appena restaurata, la 402, a ripercorrere quello che è il tragitto per un test. Signor Pietro da Trieste Trasporti, com'è andata? Il test è andato benissimo, stanno per terminare i lavori, pensiamo che a presto riprenderà il servizio. Ragionevolmente, quando si può pensare a un ritorno all'operatività? Ma come dicono i tecnici, penso per il mese di luglio ce la possiamo fare. Il tram era fermo ormai dalla sera di domenica 2 settembre 2012, quando avvenne l'ultimo dei deragliamenti in salita durante l'ultimo viaggio da Trieste. Un vero disastro che sembrava addirittura mettere in forse il futuro della storica tranvia. Oggi i lavori sui binari sono stati finalmente ultimati ed è quindi necessario testarli con una serie di collaudi perché si assestino. Peraltro la nuova linea, che copre lo storico dislivello di 340 metri da Piazza Oberdan a Opicina, è stata dotata delle più moderne tecnologie, come la saldatura alluminotermica dei binari, che elimina del tutto il rumore della ruota al passaggio tra un binario e l'altro. Gran lavoro, questo invece da maestri artigiani, anche per il restauro delle vetture. Ci vuole una certa maestria, persone che lavorano in questo deposito da più di 30 anni, tanti, io sono appena arrivato, e non tutti possono fare questo lavoro. Ecco, tanti pezzi ricambi li fanno i nostri tecnici, bravi che sono. Un lavoro fatto a mano, tra virgolette. Fatto a mano con tecnologia avanzata come il pantografo per fare determinati pezzi. Ecco.